Di battaglia. Bella a tutti ragazzi da vostro Sharp79, eccoci qui per il secondo livello di Call of Duty Advanced Warfare. Ve l'avevo promesso che ve l'avrei fatto vedere, questa facciamo tutta la serie, ve l'ho detto, farò il secondo e il terzo livello. Activision mi ha contestato il primo video perché c'era tutta la presentazione del gioco, non lo so per quale motivo, e adesso rosicato vi frapperò tutto il gioco e ve lo metto su YouTube, alla faccia di Activision. Allora ragazzi, questo è il secondo livello. Tutti muoiono, prima o poi. Quando tutte interazioni. 6.000 uomini in 4 ore, è facile che una morte diventi solo un numero. 6.000 uomini in 4 ore ha perso. Di aver perso un grande amico. Ma lo so. E che forse avrei voluto morire al posto suo. Qui non so se vi ricordate praticamente come è finito il primo episodio. Il primo episodio finisce che per mettere la bomba nel comparto del motore dell'astronave, l'amico rimane, il vostro amico rimane incastrato col braccio nel portellone. Voi cadete giù dall'astronave, il vostro amico schioppa con tutta l'astronave e muore. Voi vi ritrovate spappolato per terra senza un braccio. Questa scena è un po' macabra. Mi ha fatto quasi schifo quando l'ho vista la prima volta. Iron è stato un grandissimo soldato. Ok. Atlas. Esoscheletro tipo specialista. Mazza, ho detto esoscheletro. Ok, questo è il funerale, scusate, mi gratto le palle, amici, anche se è un amico mio. Guardate chi c'è! È lui! È lui, ragazzi, è Kevin Spacey! Raga, è fatto benissimo. È spiccicato a una certa. Cioè, a una certa non capisco più se è un gioco o se è un film. Perché quando comincio a vedere le facce poi degli attori veri, uno. E vabbè, si è sacrificato per salvarmi poi oltretutto, quindi minimo che te vado l'omaggio. Guardiamo se ha fatti bene i fiori che cadono sul legno della bara. È fatto benissimo ragazzi, io senza braccio, con moncherino. Ammazza che jeep, mazza, guardate che jeep che c'hanno, guarda i cerchioni, cioè io non ho mai visto una cosa del genere. Ci teniamo a voi. C'ha dei cerchioni assurdi, eccolo. Jonathan Irons. Eccomi, sono io, soldato Mitchell, dimmi. Signor Irons. Ah. Sentite condoglianze. Lui grazie, è il padre dell'amico mio. Mitchell era il migliore amico di Will. Avete pagato un prezzo troppo alto per la patria. È stata una vera tragedia. Lo so. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, sergente. Figliolo. Lo so. Tu figlio si è giocato mezzo corpo, io mi sono giocato il braccio. Mitchell. È stato congelato per le ferite. Lo so benissimo, sergente. Ma le protesi di Atlas sono 20 anni più avanti rispetto a quelle standard. Dai, vai, facci vedere questa protesi. Mi ha parlato spesso di te. Tu meriti di combattere per un esercito efficace. Ecco, finalmente mi ero levato dal cazzo l'esercito. Mi tocca rientrarci, perché mo... Mazza, il bigliettino da visita, bello, ci sono rimasto. Ragazzi, ma non vi stupite che fra 5-10 anni i bigliettini da visita saranno così? Perché i display li fanno sempre più fini, piccoli e microscopici. Mo ci sono quelli che si piegano, i display. Ah, che è subito una bella missioncina questa. Bellissimo ragazzi, il gioco è assurdo, davvero, dai, è troppo bello. Qui. Io sono abituato che control tabassi, invece su sto gioco col tasto control di default ti accovacci per terra proprio. Invece il tasto per abbassarsi è C. Io sbaglio sempre perché ho l'abitudine con gli altri giochi, quindi... Questo fatto secco. Scusate, raga, ma non a caso ci sto io in squadra, no? Dimmi chi devo sparare, io gli sparo. Bello, bello, fatto bene pure la casa, la villa come è fatta. Scusate, ma okay. Va troppo veloce? Ok, i giochi miei vanno troppo veloci. Ho messo l'anti-aliasing al massimo, ma cioè, non mi è servito a rallentare il gioco perché alla fine mi va bene lo stesso. Ok, bello, bella sta cosa. Che gli sparo proprio dal muro della porta, bellissimo. Guardate che televisore. Non c'hai una lira, amico mio. C'avevi solo 200 pollici. Piazza, che devo fare qua? Piazza. Guarda, mi ha fatto bene per terra il tappeto.
Ok. Ah, illuzione. Te da sparo mentre cadi, bellissimo. Te in testa. Sì, diciamo che anche se rallentatore, forse i proiettili dovevano arrivare un po' prima, eh. A quello che stava sulla fortuna gli sono arrivati un po' in ritardo. Ecco, ok, a quello ho ammazzato te, bravo, grazie. Squadra di soccorso. Dai, presidente, andiamo. Massa, proprio il presidente, missione facile, facile. Ok, tenga giù la testa. Dobbiamo salvare il presidente. Nel cesso non c'è nessuno. Io ammazzo tutti. Spaccamo tutto, guardate come sono fatti i buchi sui mattonelle, sul vaso, su... Bellissimo, bellissimo. Quante volte mi sentirete di bellissimo questo gioco, voi manco ci avete idea. Rileviamo dei droni sul retro. Vi ricordo, siamo solo al secondo livello, ragazzi. E qui il gioco è lungo, eh. Dai, dai, che io mi abbasso. Ok, devo sfondare la porta qui. Sfondiamo sta porta. Vai, vai. C'è qualcuno? Nemici. Qui mi sa che c'è stato un po' di gente. Vediamo un po'. Ah, c'è stava proprio la festa della security? Praticamente non c'è stava nessuno? Solo una quindicina di guardie avvelenate? Oh, ecco. Oh, guardalo. Ok, quello calato. Guarda questi qua giù. Poi loro, ragazzi, hanno una mira se ci si mettono a volte. Vi dice bene perché il 60% delle volte mi... stanno mirando a quelli della squadra vostra, ma se mirano a voi... capisco. Un attimo. E piede sta bella granata intelligente. Taum. Mamma mia, ma vi immaginate una granata che tu lanci per aria e te prende in bocca? Ti viene proprio a cercare. Ok, quest'altro... Attenzioni. Sto fucile non lo cambierò mai, che è bellissimo. Tutta la prima missione me la sono fatta col fucile a tre colpi. Una merda, anche se il mirino che c'aveva, il mirino termico, era fighissimo. Allora, questo qui, premi contro per sdraiarti. E ci sdraiamo, vediamo un po'. Dai ragazzi, è fatto bene, guardate le foglie, guardate per terra, le pietre, la pioggia, il fumo, la foschia, è fatto bene. Gli effetti di luce, guardate, questi due coglioni non mi hanno visto? Bravi coglioni, bravi. Sì, sì. Ci vediamo dopo che vi sgozzo. Ok, andiamo. Dice, non te fa vedere. Andiamo fuori, ok. I deficienti sono passati. Possiamo andare qua. Ci avviciniamo alla strada nord. Stato del... Noterete sui compagni della mia squadra l'esoscheletro che c'hanno. Che poi ragazzi, guardate che non so, sono inventato. Esiste davvero, a cercare su YouTube. La bella... Qui anche sono lo stadio della roccia, no? Bravo, perfetto. Ho notato che se lanci una granata marcante, cioè quella che segna dove stanno, i compagni di squadra riescono a centrarli più facilmente. Cioè servono a qualcosa, altrimenti i compagni di squadra, ragazzi, non servono a un cazzo. Solo per l'interazione del gioco, per farvi compagni altri giocare. Mi hanno tirato una granata, mi tolgo da qui. Guarda se mi devono ammazzare proprio mo. Ah madonna quanti so, sono tanti là, eh. Sto sparando a quelli che stanno dietro alla montagna, quindi non li prenderò mai. Ok, apriamo lo sportello. Finita. C'ho il braccio. La protesi che non funziona. Ok, bene. Che disastro. Io ve l'ho sempre detto, non vi fidate mai delle cose robotizzate. Mai. Perché se impalano sempre, me l'ha insegnato 20 anni di esperienza col computer. L'arma migliore ce l'hai dentro la testa. Usala. Bellissimo! Ma era una simulazione! Bellissimo, ragazzi, era una simulazione, quindi mi hanno preso per il culo. È il suo braccio, lo dicevo io. Per me quel braccio vale più di tutta la struttura. Lo so, principale, per te vale più di tutta la struttura principale, ma per me funziona il braccio. Cioè, e quello era per uno sportello. Figuriamo se io decidessi di fare qualcos'altro con quel braccio. E mi si incastra così. Mo' strappo. Facciamo un giro. Ok, facciamoci un giro. Eh sì, facciamoci un giro. Ha fatto bene la Jeep. Bellissimo, bellissimo. Facciamoci un giro. Questo è l'altro perso tutta interazione sicuramente quando dice facciamoci un giro. Speriamo che sto giro non dura 47 minuti, che ci voglia di giocare. Però dai, no, 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 no.
No, no, Joker, guardate com'è fatta la città. No, no. Guardate come, cioè, com'è fatta la struttura sua. Prepara il simulatore. Dell'Atlas, no, no, è assurdo, ragazzi. Assurdo. Fatto veramente troppo bene. I palazzi, i droni, gli elicotteri. Cioè, no, no, guarda i droni, guarda i droni. Atlas al momento possiede l'esercito più grande al mondo, ma non rispondiamo ad alcuna nazione. A differenza del cioè l'esercito più grande al mondo, ma io ho il braccio che si incastra. Cioè, dimmi te se ti pare una cosa normale. Vendiamo solo potere, siamo una potenza in vendita. E bellissimo, raga, guardate sto carro armato. Sembra un ragno, mi sa questo c'ha tipo le zampe, tipo può camminare. Siamo qui. Eccolo, 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 infatti vedete. Non parlo di mero potere militare. Atlas ha costruito infrastrutture in posti come Corea, Sierra Leone. Ah, ho capito, c'è la bella fabbrichetta, Guarda là, guarda i droni. Bene, guardate i droni che si parcheggiano. No, dai, dai, dai. Siamo più efficaci dei governi che ci ingaggiano. Cioè, guardate sto jet, guardate fuori qua sto jet, sulla destra. Dai, dai. Troppo bello. Quelli che si addestrano. Amici, questo gioco è allucinante. Cioè, la campagna single player, cioè, non la posso descrivere, cioè, la state vedendo voi, i dettagli fanno paura, cioè, Mitchell, il gioco è troppo bello. Lo so che sono contento perché diciamo che rispetto a Call of Duty Ghost si sono migliorati un po'. Call of Duty Ghost secondo me è un ottimo gioco. Io parlo sempre del single player perché i multiplayer, ragazzi, i COD scordatevi di, perché fanno cagare. Quindi i COD sono per il single player, la campagna, la storia, quindi speriamo che duri il più possibile. Perché giustamente chi spende 60 euro per un gioco lo fa perché la longevità del gioco sta nel gioco multiplayer, per giocarci online. A me non me ne frega un cazzo. Io ci devo giocare il single player e basta. Io gioco in multiplayer, uso quelli free, che non si pagano, tranne Titanfall. Ok, facciamo un altro tentativo. Quindi pensa quanti come me buttano i soldi. Scusate, io parlo con voi, ma tanto so. Sto con gli occhi sbarati a guardare dentro che succede. Questo stanno testando una specie di uno scudo. Bellissimo, guardate come è fatto. Il drone robot che gli spara sullo scudo, lui che deve resistere. Pensa se lo scudo non funzionava. Pensa quei poracci, pensa ai collaudatori. Quello che ha dovuto per primo collaudare un aereo o per primo collaudare una nave sotto un sommergibile. Vediamo un po' quel braccio. Poracci. Sale qui sopra. Infatti tanti collaudatori hanno fatto una brutta fine nella storia dell'umanità, specialmente quelli spaziali, quelli aeronautici, questi. Allora, dai, va. Siamo andati al negozio di informatica. Qui c'è sta il tecnico che adesso mi formatta il braccio, credo. Me lo smonta, me lo stacca, non lo so che me fa. Ok, avvio delle diagnostiche. Ammazza, oh. Manco il cavo USB. Adesso prova a muovere il braccio. Guarda che mi ha infilato. Prova a muovere il braccio, VSD. Muoviamo sto braccio. Un po' spastico, non sta tanto bene il mio braccio. Aspetta. Ok, ma va un po' meglio. Ha installato il C-Cleaner. Ok. Vediamo un po'. Di nuovo. Ah, vedi. Adesso fa la pulizia del registro. Ecco il problema. L'hai trovato, eh? C'era una key non valida nel registro. Adesso vediamo un po' che succede. Ancora una volta. Vai, riprovo. Oh. Vai, ci, così funziona. A posto, perfetto. Ok, tutto a posto. A sarebbe posto. Meglio controllare la calibrazione. Posso usare il mio braccio completamente con le sue funzionalità. Attenti al tasto Sega, che se mettete troppa forza, già ve l'ho detto che fine fa. Andiamo al poligono. Andiamo al poligono. Andiamo al poligono. Bello il poligono. Questi si stanno a pista. Allora, se quello c'ha un esoscheletro d'assalto e quei poracci non c'hanno speranza, perché stanno lì a menaglie? Tanto sanno già che prenderanno gli schiaffi tutto il giorno. Guarda, 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 guarda. Lo stanno sopraffacendo, eccolo. Eccolo, uno l'ha cacciato con calcio. Guardate come è fatto bene il movimento. È realissimo, ragazzi. Guarda, guarda, guarda. Si è rialzato con quello. Si... Vabbè, voi pistate, intanto non c'avete speranza e gli emanate a quello. Va detto pure. Bello, bello. Ste cose, poi la porta che si apre, tu esci fuori, ci stanno i droni che passano. È bellissimo, dai.
scendiamo qua. Ammazza quanto è grossa sta base, ragazzi. È gigantesca. Ancora qui. Oh. Vuoi dimostrare qualcosa? Sento odore di polvere da sparo. Non credo serve. Che sono finalmente potrò sfogarmi un pochetto. Oh, ecco qua. Dopo il tuo quarto d'ora di interazione possiamo giocare. È un vantaggio tattico. Giocare. Ma al poligono immagino quanto giocherò. Quindi non sprecarlo. Non li spreco, in posizione, no. Quando sei pronto. Dai. Addestramento puntamento. Bellissimo ragazzi, poligono olografico. Avvio. Mai visto prima? Bellissimo proprio. Usa l'overdrive. N per attivare l'overdrive. Diciamo che l'overdrive è una specie di adrenalina che vi spara la tuta, penso, e voi avete la sensazione che le altre cose vanno al rallentatore, ma semplicemente perché voi siete più veloci, semplicemente per quello. Alla Matrix un po', no? Ok. Ammazza, so forte. Usa l'overdrive. Scusate, so forte, si sapeva, è uno sparatutto. Ecco, ho parlato, mi ha sfuggito uno. Ok, attiviamo l'overdrive, non bisogna prendere assolutamente quelli blu. Perché sono alleati oppure sono civili quelli blu. Un altro piano? Si è aggiunto un altro piano. Adesso vediamo. Mo mi immagino quanti me ne arrivano. Ecco. Proprio il momento giusto ho scelto per caricare. Come un coglione proprio. Ok, vai questo. Quest'altro. Oh. Fio mio. Io dico, anche tu ostaggio. C'hai il terrorista dietro? Abbassate, no? Se ho capito. Se. Questo gioco ti insegna a sparare a le sfilate sulle passerelle. Che ottimo. Non ho mai visto una cosa del genere. Ok. Passiamo. Il fucile va bene. Perfetto. Devi, ragazzi, confidenza con le granate variabili. Ci prendo confidenza, non ti preoccupare. Ho finito sto gioco, ci prendo confidenza che sì. Tutto lo frappo. Tutto Activision, lo frappo tutto. Contestami pure questo, dei video pure il secondo oppure il terzo. Tanto sempre la rimangono. Lasciaci un minuto e arriviamo. Ok. Quando poi non ho capito che ci sono tutti gli altri che sto video l'hanno già fatto. Con le variabili. Solo a me devono cagare il cazzo. In base alle esigenze. Che giustamente. Attiva il terminale. Cagano il cazzo a me. Che devo fare? Attiva il terminale. E dai, ogni volta attiva il terminale. Dammi la granata e fammi la tirare, no. Attiviamo il terminale. Ecco. Premi tenuto. Tieni premuto QF per cambiare granata. Vabbè, sì, c'ho tutti i granati, posso tirare. La marcatrice, eccola lì. Attraverso i muri per colpirli. Ok. Usa le MP per distruggere i droni. Le MP. Io tengo premuto QF, ma non mi dirà le MP. Vabbè, i droni l'ho distrutti lo stesso, mo. Lancia una granata intelligente e punta un bersaglio. La granata intelligente ha vinto. Secondo me è la migliore. Addestramento granate. Grazie. E quello chi è? Solo granate. Se io gli sparo. Devo tirare granate e sparo al cartellone. Non so dove cazzo è da finire. E dai. Oh, questa la tira medroni. Oh, li ho schioppati tutti e tre con una granata sola. Oh, pure questo, vattene pure tu. Oh, se non muore quello, quest'altro, questo e questo qui dietro. Altri due droni. Dai, dai, i droni gli sparo così, tanto. E dai, l'addestramento granate, due granate dovevo tirare, oh. Ma hai fatto tirare 30 granate, oh, 30, oh, me l'ha fatta tirare, oh. Basta, mi ha rotto il cazzo. Non mi frega un cazzo delle granate, io sul fucile. E le granate a ricerca, l'arte non me ne frega un cazzo, ok? Aspetta, va bene, andiamo. Simulatore. Ok. Il simulatore. Che mi faranno fare nel simulatore? Come è fatto il simulatore? Ah, forse che mi sa che è quello di prima. Mi danno un'altra chance per passare la missione. Allora. I rifornitori di munizioni, questa è già un'ottima cosa, vuol dire che mo si spara tanto. Mettevo scegliere il fucile. Qui c'è quello di precisione? No. Non lo voglio di precisione. Poi il fucile normale.
Scegli un equipaggio. È bello, però due coglioni, tutta interazione. Vabbè. Io praticamente su questa partita avrò giocato 3 minuti, avete visto? Ma proprio 3 minuti proprio. Simulazione tra 3. Oh, eccola la simulazione, mortacci, tu è quello di prima. Vabbè, mo già lo so che devo fare, quindi. Guardate che bastardi, mi hanno aggiustato il braccio, ma ci stanno più nemici. Adesso è più difficile, guarda quanti so. E non ce ne frega un cazzo, perché li uccidiamo tutti. Io che mi abbasso per terra, dietro le rocce. Ok, la granata marcante, ok. Guarda, guarda. Oh, è un colpo della sempre, ma che cazzo è? Guardate quelli là, guardate da dove stavano a spararsi due, morite tutti e due. Ok, morti. Irrompi. Tre punti per irrompo. Dove irrompo? Non mi vado a camminare. Io irrompo qui. Meno strada possibile. Facciamo, è meglio. Ok. Oh, adesso facciamo una bella azione. 2, 3, 4. Guarda, guarda, ma dovuto prende. C'è niente da fare. E vabbè. Siete morti lo stesso, comunque sia. Guarda, guarda. Qua prima non c'erano, mo ce ne stavano altri due in più. Mortacci vostra. Guarda, guarda. Non mi fregano. È inutile, non mi culate. Lì c'era nessuno. Guarda, guarda. Ci avevo appena guardato. Non c'era nessuno. Mi sono arrivati a spalle, pensate voi. Ok. Guarda gli schizzi di sangue sul muro. Ho fatto un casino. La signora delle pulizie. Mio di Arambi, fischieranno le orecchie domani mattina. Ok. Facciamo eruzione. Rieccola. Via. Subito. 2. 3. E dai. Presidente Potus. Presidente, siamo qui per salvarla. Codice. Non ho sparato nel bagno perché prima ha portato male, sparava perché ho rotto lo specchio. Confermato. Il presidente è morto. Andiamo. Io non rompo un cazzo adesso. Attenzione, andiamo qua. Grosso contingente nemico. Di qua, di qua. Ricevuto, profe. So, io guardo che fucili ci stanno per terra, ma in realtà poi ne tengo questo perché mi ci trovo abbastanza bene. Prima c'era la, non so che era, un drone finto, non so che cazzo era, mo c'è stava il drone vero. Eccoli. Olè. Sono stato più tattico prima perché gli sono arrivato basso e non mi sono fatto vedere. Mo sono arrivato come i matti e gli ho tirato subito la granata. Tieni Dre per creare il drone. Che cos'è? Questo è mio. No, bellissimo. No, 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 guardate come è fatto, guardate come è fatto. Cioè, vi dico solo questo. Ovviamente mi stanno a sparare. Io ve lo metto al culo, ragazzi, perché voi non sapete che io porto gli elicotteri telecomandati e quindi il drone per me è una cazzata. Ok, a parte che se è tutto automatizzato, io sparo e lo muovo, basta. Mi stanno a sparare da laggiù, credo, eccoli là. Bastardi, ma basta e mo gli vado a far secchi tutti quanti. Morite. Ammazza strutone piccolo piccolo. Ma che cazzo di arma c'ha davanti? Peccarà una jeep in quel modo. Proiettili perforanti, incendiari sicuramente. Esplosivi. Uno di questi tre. Non voglio nessuno a cappa. Avanti, via, via. Questi sono quelli che in teoria prima sono passati e non mi hanno visto. Ma sa che prima gli ha detto meglio. Adesso hanno fatto una brutta fine sul simulatore. Ma anche io. Ma io anche prima avrei fatto la stessa cosa. Li avrei ammazzati tutti. C'è poco di stilt in me. Fallo salire. Stavolta senza sbagliare. Ok, mo prima qui stavano in 200, mo c'è nessuno. Vabbè. Apriamo, mo il braccio funziona, il braccio funziona. Eccolo! Si è aperta la porta. Presidente, lei è salvo. Si ricorda il mio nome, eh? Bella preside. Bella preside. Bersaglio al sicuro. Ah, eccoli, eccoli, stanno qua gli altri. Pensavo che era finito, invece stanno ancora qui. Ecco, per una volta che mi risulta utile, che per sbaglio mi sono sdraiato invece di abbassarmi. Ah, lo scudo. Ok. Ah, questo è lo scudo che stavano testando prima, quello proprio antiproiettile. Granata intelligente. Olè, il drone è andato via. Un'altra granata intelligente. Olè, pure quella è andata via. Ah, oh, sono tosti però. Ah, ecco, arrivano i rinforzi.
È arrivata una specie di elicottero di Avatar che mi viene a recuperare. È un incrocio da un Osprey V22 e il gunship di Avatar. Qui che c'è? Devo entrare qui? Chi c'è? Dai, pantaloni e scarpe, questo è il principale. Eccolo qua. E così bella Kevin. Un nuovo operativo. Direi di sì, signore. Ora basta simulazioni. Bravo, Mitchell. Oh, basta simulazioni. Bella. Finite pure le simulazioni. Ragazzi, credo che è finito. Dove sta? Il secondo livello è finito. Ve l'ho frappato tutto quanto pure questo. Ci vediamo al prossimo appuntamento per il terzo livello. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, mi raccomando. Mettete mi piace alla pagina Facebook, al canale YouTube. E non mancate al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, perché tantissimi video di tantissimi giochi nuovi. Ok? Non mancate mai. E come al solito io vi saluto. Un bacio dal vostro Sharp79. A tutti.